Io vi ringrazio, è un onore, un piacere essere qua oggi. È un piccolo gesto quello di dare un riconoscimento con un'intitolazione di un luogo della città. Il luogo è indubbiamente un luogo caro alla persona, perché noi ricordiamo il padre Barnaba Pivano, nativo di Sordevolo. Ringrazio particolarmente il sindaco di Sordevolo, che rappresenta il suo luogo di origine, Verdoppio, Sordevolo, e i parenti che oggi sono con grande cortesia voluti essere qua presenti a una, dico sempre, piccola manifestazione di riconoscenza da parte della città. Un piccolo gesto, ma che vuole ricordare una grande persona, una persona che nel 1937, un nativo di Sordevolo, dopo un'attività lavorativa iniziata, ha sentito la chiamata ed è poi giunto a Vercelli come parroco della nostra chiesa di San Cristoforo. Nostra chiesa di San Cristoforo in un periodo estremamente grave per tutti, il periodo dal 37 in avanti, con il periodo della guerra, e abbiamo da ultimo visto, c'è l'avvocato Ruffino che nel suo ultimo libro ha ricordato questo episodio che si è svolto proprio qua sul viale della Rimembranza, quando il parroco raccoglie questo soldato tedesco neanche diciottenne, che nel giorno del 26 aprile pomeriggio viene ferito in modo grave all'incrocio con la via Libia, senza che nessuno arriva e con forza carica questo ferito sul carro senza sponde di un fioraio e lo porta all'ospedale. Allora era nel sito dell'ospedale vecchio, quindi attraversa la città. Poi nel racconto l'avvocato è preciso nel dire che si ferma davanti a San Cristoforo, in casa vitale, per dare l'estrema unzione al ferito. L'episodio è oltremodo importante, perché successivamente c'è anche un episodio di bruttissimo, di rappresaglia nei confronti di un gesto di umana carità per aver aiutato un soldato tedesco, e ulteriormente viene citato padre Ferrarotti, che io ricordo benissimo, che sono parrocchiano di San Cristoforo, con Fratell'Angelo, con tutta la comunità dei domenicani che tanto si sono sempre spesi per la città. Ecco, l'episodio raccontato ha da ultimo ancora dato l'indicazione, il richiamo del ricordo dei vercellesi, ma proprio le persone che sono qui oggi hanno fatto richiesta e hanno segnalato la necessità che la città si ricordasse di una persona che tanto aveva fatto per la città in quel periodo, con tutto se stesso. Si ricorda la mancata accensione della stufa in San Cristoforo, dice: non posso ricevere i poveri che chiedono aiuto al caldo quando loro sono al freddo, così come il particolare dei guanti di lana e degli chabot, no? Sabot che poi gli davano quell'altro soprannome. Comunque la personalità e la capacità di trattare con le persone, dalle più umili alle più importanti, con quei gesti di assoluta sincerità e di carità umana. È stato anche insegnante nelle scuole di San Cristoforo, per quanto riguarda la sua capacità di comunicativa con i giovani e con coloro che frequentavano la parrocchia. Credo che ha lasciato un gesto di assoluta capacità di attenzione a quelli che erano le esigenze in quel momento terribile della guerra civile, tra le fazioni, i partigiani e chi in quel momento addirittura citato questo episodio del soldato tedesco. La persona era tale da segnare profondamente negli animi dei vercellesi la grande profondità dell'animo umano che lui riusciva a conoscere, e la capacità sua di riuscire a andare incontro ai bisogni delle persone, ai bisogni della gente,
indifferentemente dalle posizioni, dalle impostazioni, dalle ideologie, con grande carità, con grande capacità umana e con la sua grande attenzione per la sua vocazione. Quindi un grazie sincero ai familiari che sono presenti, al sindaco se vuole, grazie mille, ai nostri domenicani che per noi vogliono dire San Cristoforo, la processione che facevamo fino a questa piazzale delle Maddalene per rientrare poi in San Cristoforo, abbiamo cercato di dare un luogo che fosse coerente con quelle che era la storia, le tradizioni di Vercelli, e quindi un grazie sincero a tutti coloro che hanno insistito e un grazie da parte di tutti i cittadini di Vercelli. Io sono un indegno successore di padre Barnabo Pivano, che come avete sentito è stato parroco a San Cristoforo dal 1937 al 1952. Ecco. Poi è andato a Trino e poi alla Spezia, dove è mancato. E questo territorio era tutto della parrocchia di San Cristoforo, perché la periferia non era ancora così sviluppata. Ecco, nel 1973 è stata costituita questa parrocchia, come nel 72 è stata costituita la parrocchia dell'Ara Vecchia, che pure era seguita come una cappellania dai padri domenicani, si recavano, anzi la chiesa piccola dell'Ara Vecchia era stata proprio costruita dalla parrocchia dai domenicani. Mi sembra, da quello che ho conosciuto, ho sentito raccontare, soprattutto dagli amici un po' più anziani di me, ecco, che sia stato veramente un religioso, un sacerdote, un parroco come si deve. E allora porto il saluto anzitutto dell'arcivescovo e a Vercelli oggi, e sono contento proprio che ci sia questo ricordo, che può essere anche per altri, anche per le generazioni più giovani, ecco, un riferimento di come si vive, ecco, la fede e la vita cristiana in pienezza. Prego. Io volevo ringraziare soprattutto il padre Vercelli e il sindaco, i vercellesi, per questo bel gesto. Un sordevolese, un verdobiese, come lo chiamavamo noi, perché è una piccola frazione di sordevolo, verdobio. Signor conosce bene, perché d'estate lo vediamo sovente qui da noi. È un sordevolese che ha fatto tanto in silenzio, ha aiutato tantissime persone. Per noi è un onore avere un sordevolese che si è fatto amare per la voglia di amare che aveva. Perciò ringrazio ancora la città e tutti i vercellesi. Se la signora vuol dire due parole, ben volentieri. Noi siamo le nipoti, le figlie del fratello, siamo sorelle. E siamo commosse proprio per questa dimostrazione di stima che riceviamo in questo giorno, e sicuramente lui non si sarebbe aspettato una dimostrazione così dai vercellesi, dai parrocchiani, perché era molto modesto e umile, come loro sanno, però nello stesso tempo sarà molto contento e dall'alto appunto seguirà in particolare ad uno loro con cui ha dedicato tutta la vita, è stato amico di ogni famiglia e quindi anche dei discendenti, e penso che li proteggerà in modo speciale. Grazie ancora. Ci vediamo qua.